cantare dal vivo Orietta Berti. Sarà lei a rompere il ghiaccio, poi toccherà a Gatto Panceri e a Fausto Leali. Tre serate in musica nel prossimo fine settimana sul Titano. Tre serate di emozioni, quelle pensate e organizzate dalla San Marino Concert Band. Si parte infatti proprio venerdì prossimo con il concerto di Orietta Berti alle 21.30 al campo Bruno Reffi, che si trasformerà in un grande palcoscenico. Dino Gnassi, che è il direttore artistico dell'iniziativa musicale, dice: «Sono convinto che lo spettacolo che verrà offerto nelle tre serate sarà capace di generare grande coinvolgimento nel pubblico, in diretto contatto con gli artisti presenti, amati e molto popolari». Al presidente Alvaro Selva il compito di ripercorrere la storia della San Marino Concert Band. Una storia, dice lui, che ha radici che vengono da lontano. Ci siamo saputi evolvere nella proposta musicale, continuando a mantenere un rapporto entusiastico con il pubblico. L'obiettivo è chiaro: coinvolgere giovani e meno giovani. La San Marino Concert Band questa volta ci propone l'abbinamento dei loro strumenti e del loro stile con tre grandi artisti del passato apprezzatissimi anche oggi. Tre concerti dove si vuole intercettare gli appassionati di musica di ogni età. È una proposta trasversale che riteniamo tutti valida per i sanmarinesi e anche per i tanti turisti che questi giorni appunto verranno a San Marino. Saranno sicuramente tre serate di emozioni. Musica a partire dalle 21.15 al campo Bruno Reffi, nel centro storico di San Marino, in tutte e tre le serate da venerdì a domenica della prossima settimana, e chiaramente l'ingresso è gratuito.